Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Lara Legge la fortuna con i tarocchi. La carta di oggi, l'arcano di oggi è la luna. Allora, 18° arcano. La luna, corrispondenza astrologica cancro. Significato: sogni, voli pindarici, ricordi, nostalgie, rimpianti, congetture, struggimento, vulnerabilità, sensibilità massima, incostanza, volubilità, sbalzi d'umore, rischio di illusione e conseguentemente di delusione, errori di valutazione dovuti all'abbondante fantasia, impressionabilità, immaginazione, ricettività, influenzabilità, presagi, apparenze che ingannano, superstizione, veggenza. Tanto magari vi faccio vedere. Questa è la luna. Negativamente, difficoltà oggettive per equivoci, doppi giochi, malintesi, false lusinghe, squilibrio, intrighi, cose nascoste, artificiosità, insidie, trame. In affari, no ai prestiti o agli investimenti, sarebbero deleteri. Al gioco, attenzione estrema agli altri giocatori, seguire le fasi lunari. Per la salute, malesseri, indisposizione, probabili nevralgie, allergie. Può raffigurare luoghi vicini all'acqua, un occultista, per una donna può significare una gravidanza. Simbolo grafico, troppo complicato da spiegare, un triangolo in giù con dentro tipo il simbolo del cancro e una luna sopra. Pianeta luna. La carta. Dopo la scintillante speranza delle stelle, ecco la magica, affascinante, tenue luce lunare. Essa rischiara dove le tenebre oscurano, sebbene in modo incompleto, ambiguo. Infatti, le ombre avranno sempre la prevalenza nel mondo notturno. La luna bagna, si dice così per il suo rapporto diretto dominante con le acque, le maree e le fasi lunari, dolcemente il mondo, con la sua romantica luce argenteo-azzurrina, riflettendo i nostri occhi immagini tutt'altro che chiare, in gran parte indistinguibili. Solo la sensibilità, l'immaginazione e la recettività, tutte proprie della dimensione notturna, ci consentono una visione di ciò che ci circonda. Certamente tale visione risulterà un poco fittizia e sarà ingannatrice, anche se piacevole. Fantasia e ragione si possono unire in un connubio perfetto, però, come in tutte le unioni, occorre che vi sia un notevole equilibrio fra le parti. L'equivoco sguardo che la Luna getta sull'universo dei nostri rapporti e delle nostre vite può essere deleterio a chi ne abusi o ne faccia culto. Il disegno comprende una palude con al centro un grande gambero, ci siamo, un sentiero che ne prosegue verso l'orizzonte, più o meno, due torrette ai lati del sentiero e davanti a ciascuna un cane. In cielo splende, diafana, la luna, dal profilo femminile tenerissimo, quasi materno. Intorno le animelle dell'energia a forma di goccia che corrono nella materia per essere successivamente assorbite dalla luce. La palude delle superfici vaghe, delle falsità, è melmosa ma purificata dall'enorme crostaceo. Non a caso quest'ultimo è un gambero, visto che va ritroso nel tempo, liberamente. Egli vive di ricordi e di visioni che acquistano false forme per il pensiero. Il sentiero, che ha inizio alla palude e prosegue per l'orizzonte sconosciuto, quanto attraente, indica che sia capace di resistere alla seduzione della sensibile, sensitiva o misteriosa immaginazione e della credenza cieca. Si può andare oltre le apparenze illusorie, per la luce della concretezza della realtà. Ai lati della strada che condurrà a nuove prove, come il miglior destino, sono due cani, uno bianco e uno nero, e due torrette d'avvertimento. Cioè, in realtà qui sono uguali. Quella di destra raffigura il rischio di insanità mentale o fisica, fino al decesso vero e proprio. Quella di sinistra rappresenta la perdita assoluta di moralità. I due cani di guardia sono due costellazioni e i sogni, le premonizioni, i presentimenti a cui dovremmo dare ascolto. Bisogna inoltre osservare che le torri si differenziano per l'illuminazione interna, infatti la vera strada non è delle superstizioni né della ragione, ma del mezzo. Boh, qua non c'è niente. Il consiglio è simbolicamente non dormire mai sotto la luce della luna, le energie verrebbero meno. Mi sono dimenticata di farvi vedere la carta delle stelle nell'altro video, ve la faccio vedere in questo e vi faccio vedere anche quella della luna. Allora, questa è quella delle stelle con gli 1, 2, 3, 4, 5, 6, qua sono 6, non sono 8, gli astri, la giovine che versa uno sull'acqua, uno nell'acqua, uno nel terreno, ci siamo. Però ci mancano delle stelle. Questa invece è la luna, molto simile a questa, anzi praticamente identica a questa. Aspettate.
Allora, questa è quella delle stelle. Simile, ma non precisa. Questa invece è la luna, che è quasi identica. Le due torrette, i due cani, il gambero, la palude. Bene, questi sono i marsigliesi e il mazzo che hanno appunto disegnato loro qui all'interno, e nessuno comunque rispecchia mai precisamente tutte le indicazioni che sono segnate. Detto questo, come sempre, vi ringrazio per aver visto questo video e vi rimando al prossimo.